Come avete visto su Relax, o meglio, questi video usciranno insieme, quindi andate a vedere la modellazione, perché è stata una modellazione pazzesca. Una bellissima modellazione ispirata, ed è sì, stato... avevamo tutti i riferimenti, avevamo tutte cose... Sì. Uno spettacolo, è stata, ragazzi, ci siamo superati. Un lavoro a quattro mani veramente colossale. Io non finirò mai di stupirmi per quanto riusciamo a fare sempre la cosa sbagliata al momento giusto. No, noi facciamo sempre cacare, è diverso. È venuto fuori allora ha dei problemi di stampa, ok? Nel senso che, vabbè, più che altro di modellazione. Qua cioè, è tutto un problema, più che altro la parte della lingua, non ci sono gli spuntoni come abbiamo fatto vedere, ma lo sapevamo, cioè ragazzi, su via, questo è stato proprio il finale supremo, no? Perché questo qua rientra nella cerchia dei Bruttemon, questo è l'episodio finale. Questo non è brutto esteticamente, è brutto anche strutturalmente. È brutto anche perché è zoppo, ragazzi, sì. Zoppo, cioè questo qua se lo appoggi zoppica. Non abbiamo livellato benissimo i piedi perché sono stati creati ognuno... Io a casa mia e lui a casa sua. In un momento diverso, quindi al momento di mettere i piedi, proprio come quando monti i tavoli dell'IKEA con una certa fretta, è venuto fuori... questo discorso di disparità ma è instabile se lo sai e se lo tocchi. Se lo tocchi, perché se tu lo vedi là appoggiato sta bene, cioè sì. Non è zoppo. Comunque devo capire come cazzo ti è venuto il piede fatto così. Non lo so, praticamente il piede mi sono messo là, ho iniziato a grabbaffa e a di, ho detto ah, ma lo sai che faccio, me lo faccio animato, ci metto due palle negli occhi e una lingua, che è poi la stessa cosa che ho pensato io l'altra volta con il ciuffo di Gigi Puz. Allora, siccome noi volevamo realizzare questo mostro con cose pari, perché così lui fa una metà e faccio l'altra metà, abbiamo fatto anche due code. Sì. Però non né coda né capo proprio. Però devo dire che la scritta supremo sulla coda è uscita questa cosa qua. Infatti sono rimasto sbalordito che sia uscita, perché ho detto tanto sarà una merda. Ci sono anche le vene sulla coscia. Le vene un po' diverse, capito? Questo magari ha fatto pure qualche bypass a caso, no? Ho immaginato una roba del genere. Sì, qua gli si è piantato un po' di acciaio nel braccio. Comunque sto vedendo una cosa che non pensavo. A vederlo stampato mi rendo conto che nonostante la tua testa non avessi il collo, hai fatto Maurizio Costanzo. Però vedi, comunque grazie alle orecchie va in pari. È incredibile. Però io l'ho visto, è Maurizio Costanzo. Sì, non ha un collo proprio taurino. Collo piccolo. Collo alla Maurizio Costanzo. Il corpo, ragazzi, il corpo l'abbiamo fatto insieme. Quella è stata l'unica cosa che abbiamo fatto qui, perché appunto non potevamo fare due corpi, non c'è una macella di quelli assurdi. Però abbiamo pensato a un corpo con un'anatomia simile all'Homer Simpson, ovvero sì, un bevitore di birra. Una bella panzetta da birra. Fa un po' botte con le braccia e le gambe perché sono normali. Ha il corpo grasso e le estremità normali. Tu hai fatto delle mani da umano poi? Sì, ho fatto delle mani abbastanza umane, ma con quattro dita anziché cinque. I Simpson praticamente. Però dai, non... no, nel complesso è bello, no, è figo. No, fa schifo al cazzo, attenzione. Però per esempio dai, cioè un bambino mi piacerebbe, perché poi non sono abbastanza puttanone per fare questa cosa, però mi piacerebbe mettere tutti i Bruttemon su un tavolo. Ma noi lo faremo, noi al comics lo faremo. Però mi piacerebbe fare questa cosa a un bambino piccolo. Quanti anni ci saranno? 5 anni. C'ho mia nipote. Metti tutti i Bruttemon su un tavolo, fai scegliere a tuo nipote quello che le sembra più carino. Allora, molto probabilmente Ambra prenderà Bulbasaur. Gli piace proprio quel verde. O Gengarò. Ah. Lei gli piace il verde e il viola, quindi uno dei due. Lei va a colori. Cioè, un bambino di 5 anni non è che dice quello è bello, questo. Cazzo, le capisci? Insomma, anche che è Gengar per dirti, no? Ti dirò. Ti devo dire. I bambini di 5 anni potrebbero stupirti. E prendono questo. No, perché noi abbiamo fatto degli esperimenti. No, questo non mai. Mai. Ok, cioè, questo, però da quello che ho capito nemmeno tu lo prenderesti. Io ho già degli amici che hanno dei bambini e gli abbiamo fatto vedere un po' di cartoni animati non proprio esatti per i bambini. E che cosa gli hai fatto vedere? Dinosauri della Dingo, non so. Quelli là. Mamma e papà. non posso dire. Allora, i bambini non dicono papà togli sta merda, sei un coglione. Non dicono così, ma si annoiano, si distraggono. Quando una cosa è veramente brutta non li cattura. Quindi tu dici che facciamo questo esperimento al comics.
portate dei bambini, portate dei bambini sotto allo stand QDSS. Però dovresti stamparli tutti dello stesso colore per fare questo test, perché come hai giustamente detto, la bambina riconosce il colore, sì, che le piace. Mia nipote andrebbe più su sul colore che gli piace, capito? Non gliene frega di come sta fatto. Cosa abbiamo imparato? Che i bambini, differentemente dai cani, percepiscono i colori e per loro sono un valore importantissimo. Aggiunto. Sì, sono un valore importantissimo. E ecco perché, se volete fare un bel regalo a un bambino, regalategli dei pastelli. Sì, così vi colorerà tutta casa, come è successo con mia nipote. Però ricordiamo una cosa molto molto importante di questo Brutemon, perché lui è sarà unico. Cioè, raga, chi esibirà questo prende la gloria. Questo ne stampiamo uno questo solo. Qua noi abbiamo stampato quelli grandi che avete visto nei video, sono da Mario e saranno anche al comics, come anche quelli piccoli. Però questo qua abbiamo deciso che ne stamperemo uno grande e uno piccolo in una box, possiamo dire, sta la box, ci abbiamo una box. Magari proprio perché ne facciamo uno solo, vi dovete uccidere per averlo, perché se no, dico, volete... facciamolo alla massima risoluzione, visto che è uno solo. Lo stampiamo in resina, no? No, sempre però filamento alla massima risoluzione. Ci penso io, tanto lo 02 già sta attaccato sotto la 2. L'unica cosa, siamo un po' insicuri, cioè, o meglio, insicuri. Non sappiamo di che colore dobbiamo farlo. Perché il marrone lui non ce l'ha. Il marrone non ce l'ho, forse no. È nero. O nero, gli faccio qualcosina di bianco pure, cioè, capito? Lo facciamo proprio bello. Ah, bicolor, bicolor. Facciamo multicolor a 0,01. Che viene perfetto, capito? Che viene proprio una merda, viene, mamma mia, già sto immaginando le bestemmie di questo per stamparlo. Secondo però... te quanto ci mette a stampare questo a 001? Non te lo so dire. Hai fatto Bambulab? Sì. Questo è stato fatto con Bambulab. E è molto più, è belliscia, è figo, sta fatto bene il modello. È una merda, ma sta fatto bene il modello, capito? Io non mi aspettavo che lo stampassi, ti giuro, abbiamo fatto. Allora, io c'ho... Io ho avuto dei momenti di panico e paura a casa quando ho iniziato a fare i supporti sotto le braccia. Ho detto, porca puttana, questo può esplodere, o si spacca qualcosa. Invece no, poi scrive messaggio a Mario: Mario, ce l'abbiamo fatta, cioè è uscito finalmente. Però quello grande, quello piccolo. Quello grande, quello piccolo, credo che ci bestemmierò tanto, però non è che il comics è tra 6 giorni, però è... No, non è. Lo devo ancora stampare, non è un problema. Vabbè, tanto uno ne devi fare. Sì, solo uno ne faccio. Per il resto, insomma. E poi noi avremo le versioni a resina. Noi avremo faremo le versioni a resina, ma non ve lo diciamo, c'è un progettino dietro bello carino, sì, anche sì, di sì. Muoverci da qui. Quella cosa lì è bella. Quella è da fare, quella è da fare. Quindi noi vi aspettiamo al Termoli Comics and Games by QDSS, ce l'abbiamo fatta. 21, 22, 23 giugno 2024. Venerdì, vedervi, sabato e domenica. Per vederli scannare per il Brutemon. Sì, perché questo ce l'avrà uno solo di voi. Meno male.